Quanta carne andrebbe mangiata? Non lo so, non sono un dottore. Gente che dice mangio solo carne, sto benissimo. C'è gente vegetariana che sta benissimo. Fate come cazzo vi pare, basta che non mi rompete i coglioni a me. Questi sono i vecchi stecchini degli arrosticini con cui andremo a accendere il fuoco. Ciao, sono Baru e oggi vi spiegherò come fare una cosa difficilissima, un pezzo di costata. Questa è una maremmana, una vacca vecchia maremmana e me la mangio io. Guarda che bellezza. Allora, buttiamo un po' di carta. Guarda lì, guarda come prende. La cosa fondamentale ovviamente è la bestia di provenienza, no? A me piacciono le vacche vecchie perché hanno un po' più di sapore. La carne, prima di metterla sulla griglia, deve essere a temperatura ambiente, specialmente se la volete fare al sangue, se no non si cucinerà mai per bene. E a chi dice, ah, mi fa un po' senza il sangue, cosa gli diciamo? Cazzi tuoi. A me piace la costata più di ogni altro taglio, anche della fiorentina che tutti se la menano con questa fiorentina costata, c'ha più grasso, più sapore. E poi la fiorentina, diciamoci la verità, ti rubano i soldi, c'è l'osso dentro e la parte del filetto la tagliano quasi sempre a metà. A me mi sta sul cazzo. Non tutti voi a casa siete fortunati, non tutti voi potete fare i barbecue, quindi vi faccio vedere come fare a casa. Dovete solo comprare una padella in ghisa e la potete mettere sul fornello, fuoco altissimo, aspettate 10 minuti che deve essere proprio rovente. Io vengo dalla Maremma alta, quindi cuciniamo con la brace da sempre, però sono anche cresciuto in America, che lì, vabbè, ovviamente ho fatto le grigliate, quindi è sempre stato, ha sempre fatto parte della mia vita. L'arte di fare la bistecca me l'ha insegnata l'Olimpia, mia madre, e mi picchiava se gli facevo una bistecca media, non cruda. Ancora al giorno d'oggi mi urla e gli dico, ma Olimpia, ti ho mai fatto una bistecca che non fosse al sangue? Fa, no. E allora non rompere i coglioni anche te. Padella rovente, carne a temperatura ambiente. Ci sono varie teorie su chi usa sale, chi non usa sale. Fate come vi pare, non voglio entrare in questi dibattiti. Io un po' di sale ce lo metto. Questo termometro qui, potete comprarlo su internet, costano veramente poco. Mettiamo al cuore, vogliamo arrivare a 38 gradi. Tante volte la gente non sa chi sono e vado a feste di amici, cedo il posto alla brace, uno sfigato che capita lì, che vuole fare il macio con me. Tutte volte ho mangiato un pollo, questa testa di cazzo, c'è la brace perfetta per il pollo. Ci ha aggiunto il carbone e ha iniziato a cuocere il pollo col carbone che stava prendendo fuoco, quindi questo pollo sapeva di carbone, proprio uno schifo. 5 minuti, quanto ci abbiamo messo? Però così, guarda, questa cottura qui è perfetta. Guarda, è già pronto, guarda lì, guarda che bellezza. Basta, pronto. Così. Tutto quello che mangiamo va scelto bene, no? La carne specialmente, bisogna sempre scegliere carni che vengono da allevatori che lavorano bene. Quindi bisogna essere etici con la carne, con le verdure e con tutto quello che mangiamo. Quanta carne andrebbe mangiata? Non lo so, non sono uno scienziato, non sono un dottore. Come tutto oggi ci sono due visioni polarizzanti. Gente che dice mangio solo carne, sto benissimo. C'è gente vegetariana che sta benissimo. Fate come cazzo vi pare, basta che non mi rompete i coglioni a me. Veramente da un morbido. E anche la regina Elisabetta mangia le pernici con le mani, anche voi lo potete fare, è scicchissimo.